Ciao ragazzi, bentornati su Kiva International, io sono Anita e oggi vediamo la differenza tra BA e BSc. Io seguo molti ragazzi per l'iscrizione ad un percorso universitario all'estero e molto spesso mi rendo conto che non sanno appunto qual è la differenza tra l'uno e l'altro, quindi lo vediamo insieme. Il BA è un Bachelor of Arts, mentre il BSc è Bachelor of Science. Che cosa significa? Bachelor of Arts è, diciamo, la triennale che ha a che fare con materie umanistiche, mentre il Bachelor of Science è la triennale che ha a che fare con materie più scientifiche e matematiche. Vi faccio un esempio. Se volete studiare psicologia, troverete la disponibilità di studiare un BA in psychology oppure un BSc in psychology. Quindi, qual è la differenza tra l'uno e l'altro? Quindi, se scegliete un BA in psychology, sicuramente andrete a studiare più la parte di arts, quindi la parte di comportamento della psicologia. Mentre se sceglierete un BSc di psicologia, andrete a studiare tutta la parte neurale, quindi tutta la parte più matematica e scientifica. La stessa cosa vale anche per l'MA e l'MSc, quindi Master of Arts o Master of Science, e valgono esattamente le stesse regole del BSc, quindi o del BA. Quindi, fondamentalmente, se andrete a ricercare un'università all'estero e vedrete appunto che c'è questa differenza, ora sapete di che cosa si tratta. Ovviamente, se volete poi procedere nella vostra carriera universitaria e quindi passare magari da fare la triennale a fare un master e poi magari il dottorato, vi consiglio quasi sempre di scegliere un Bachelor of Science, poi fare un Master of Science per poi fare un dottorato, perché appunto di solito vengono studiate le materie più scientifiche. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete qualsiasi dubbio, contattatemi, vi lascio tutte le informazioni qui sotto e ci vediamo nel prossimo video.